Ciao amici da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate nei commenti. McKennie è stato ufficialmente riscattato dalla Juve. Allora, questa c'ha parecchi lati positivi. Intanto fa ancora capire la forza che ha la Juve, che in un momento storico particolare di pandemia comunque versa in 3 anni di esercizio 18 milioni e mezzo allo Schalke 04, oltre 3 milioni del stato del prestito oneroso di inizio anno e 6 milioni e mezzo al maturare di alcuni bonus, perciò contratto fino al 2025 per McKennie. Perciò in totale potrebbe arrivare a un'operazione di 28 milioni. Allora, il giocatore non si discute. Io batto sempre sul fatto che secondo me è sbagliato allargarlo sulla fascia anziché tenerlo proprio nel cuore del campo, che sarebbe proprio in mezzo al campo, perché c'è anche grandissima fisicità e tempi di inserimento, perciò può regalarci anche in doppia cifra, arrivare in doppia cifra ogni anno con la Juve. Ma sta a significare quello che è il nuovo percorso della Juve, il ringiovanimento, perciò confermare un giovane che da tanti o tutti era sconosciuto, da me il primo, e l'ho subito detto. Ho visto qualche video, mi ricordavo come nome in qualche partita che ho visto di Bundesliga, ma detto ciò, un giocatore che ho visto all'inizio, già lo vidi contro il Novara, che ovviamente è una squadra che non puoi valutare nel tutto l'insieme, ma si vedeva già il lancio, il tacco, la visione di gioco, l'inserirsi, il provare anche a volte il tiro dalla distanza. È un giocatore che aiuta il compagno, un giocatore che fa anche pressing solitario, che raddoppia insieme ai compagni, che ribalta l'azione. È un giocatore molto molto interessante. E togliendo i bonus, perché i bonus sono ovviamente da raggiungere, tralasciando quello che resta, che alla fine 3 milioni più 18 e mezzo, 21 milioni e mezzo, per le cifre che girano soprattutto nei ruoli un po' nevralgici del campo, 21 milioni per me è una cifra ben spesa. Questo è quello che penso. Poi i pensieri possono essere sempre tanti. Ma è possibile che deve essere il perno del futuro McKennie? No, evidentemente la società, vedendo anche dagli spalti, perché si vede stando seduti in alto il reparto, diciamo, di mercato della Juve, che il nostro centrocampo è quello che fa meno, che fa più fatica, scusate. Perciò avranno capito che bisogna partire da un fondamento, che è McKennie, che è un giocatore inutile che ci prendiamo in giro, che quando è arrivato tutti dicevamo: ma chi cazzo è questo? Lo dicevamo tutti, ma dove lo sono andati a pescare? Lo dicevamo tutti, come più o meno i commenti quando arrivò Vidal, anche se Vidal era un po' più conosciuto già in Germania, lo voleva il Bayern Monaco, era già un giocatore un po' più evoluto, diciamo, mediaticamente rispetto a McKennie. Detto ciò, sono d'accordissimo con questo riscatto fatto, in 3 esercizi va a finire che sono all'incirca 6 milioni all'anno, perciò un investimento nemmeno così oneroso diviso negli anni, ma comunque, ripeto, in un periodo dove c'è chi cerca soci, chi non sa come pagare gli stipendi, chi inventa scuse, chi si fa farsi il lodo fino al 31 maggio per poter, diciamo, pagare i suoi debiti con tesserati, fornitori e così via, io questa società me la tengo ben stretta, nonostante qualche errore magari di valutazione o qualche investimento che andava fatto nei reparti specifici in campo, che va sempre fatta nella maniera giusta e in maniera equilibrata. Io questa proprietà, società e presidenza me la tengo ben, ben, ben stretta, perché ricordiamoci che gli altri stanno cercando di vendere le proprie società. Ciao a tutti da Frank Bianconero. Una sola proprietà da 100 e passa anni. Ciao.